Hey guys, lesson 40. L'errore numero 40 di oggi è depend of the weather. Dipende dal tempo, o dipende da mia madre, o dipende da a che ora finisco, si deve strutturare in un modo più corretto. Innanzitutto ogni frase in inglese ha bisogno del soggetto, anche se la frase è impersonale. Quindi dovrò dire it depends. Quindi devo aggiungere il soggetto it, e anche la S su depend perché è una terza persona singolare del present simple. It depends. Dopodiché, l'altro errore è che il verbo depend ha bisogno della preposizione on. Lo so che in italiano si dice dipende da, e quindi uno cerca di tradurre con of oppure con from, depend of o depend from, ma la preposizione che serve in inglese, su questo non ci si può fare nulla perché il verbo si costruisce così, è la preposizione on. Quindi dipende dal tempo, si dirà solo e solamente it depends on the weather. Come vi dico sempre, se avete bisogno di parlare con noi, ci trovate su leventenglish.com oppure sui nostri canali Instagram, sui nostri canali Facebook e anche sul nostro canale YouTube Impara l'inglese con Levent School, dove trovate un sacco di video gratuiti che abbiamo caricato. A presto da Alex, e se avete domande scrivete.